Ciao ragazzi, bentrovati sul mio canale. Oggi sono qui con voi per farvi il video dei preferiti del mese di marzo. Mi sono spostata qui nella cameretta, ho messo tutte le cose per terra e ho visto che effettivamente questo mese i preferiti sono molti, tant'è che ho pensato di dividere il video in due parti, o meglio di fare qua il video in collaborazione con la dolcissima Tania. Al solito ce n'è per tutti i mesi, in cui vi mostro un po' i preferiti di tutti i generi, e poi dedicare un altro video che non so, credo che pubblicherò fra qualche giorno, però lo registrerò probabilmente durante le vacanze pasquali, dedicato ai libri preferiti del mese, perché questo mese ho avuto ben due libri preferiti e ho pensato che piuttosto che far durare questo video 30-40 minuti ed annoiare tutti, parlare dei miei due libri preferiti del mese in un altro video. Come tutti i mesi, questo video è in collaborazione con Tania, che io ringrazio sempre tantissimo e che vi invito ad andare a trovare. Ci terrei veramente moltissimo se voi, una volta visto questo video oppure anche subito cliccando sotto, andaste a trovare Tania. Io e lei siamo molto diverse, non dico opposte, perché per esempio ci sono delle cose che ci accomunano. È anche bello il confronto, vedere che nonostante tutto due persone così diverse ci tengono a continuare una collaborazione, un'amicizia, diciamo tra virgolette virtuale, qua su YouTube. Quindi Tania, ti mando un super abbraccio, ti faccio l'in bocca al lupo per i tuoi studi, ti auguro il meglio. Ora veniamo ai preferiti del mese. Direi di iniziare da la musica. Il brano musicale preferito del mese ovviamente è un brano di musica classica, perché chi mi segue saprà che io ascolto solo musica classica, non per snobismo, come vi ho già detto più volte, ma semplicemente per mio gusto. Da sempre ho amato questo genere di musica. Alcuni di voi mi hanno chiesto di parlare del mio rapporto con la musica classica e io voglio accontentarvi ragazzi, ho intenzione di registrare un video chiacchiericcio in cui vi racconto come è nata la mia passione, quali sono state i primi brani che ho cominciato ad ascoltare quando ero piccola, quando e perché ho iniziato a suonare il pianoforte, cioè sono tutte domande a cui assolutamente voglio rispondere, anche perché magari posso essere d'aiuto a qualcuno di voi che ama la musica classica, magari è giovane, si sente diverso dai compagni che ascoltano una musica differente e vuole in un certo senso un conforto, quindi sicuramente farò quel video, non vi preoccupate, anzi vi ringrazio per avermelo richiesto. Comunque, il brano preferito del mese è contenuto in questo CD che ho comprato da pochissimo in occasione di un concerto di questa pianista che si chiama Mitsuko Uchida. Direi che avevo già mostrato i concerti per pianoforte e orchestra di Beethoven. Beh, questo è un CD che contiene invece due concerti di Mozart, in particolare il numero 17 K453 e il numero 25 K503. Il mio preferito del mese è il 503, che già conoscevo. Tra l'altro questo è stato proprio uno dei primi brani di musica classica che io ascoltai da piccola. Ascoltare la musica di Mozart per me è un po' come sentire una carezza. Oltre ad essere legato alla mia infanzia, è proprio una musica, secondo me, che raggiunge dei picchi di dolcezza che difficilmente altri musicisti classici sono arrivati a toccare. Ma andiamo di là in camera, dove c'è il giradischi nuovo, quello che ha anche il lettore CD, così ne ascoltiamo un pezzettino. Eccoci ragazzi, mi sono messa di qua dove c'è il mio giradischi nuovo, quello a mobile con anche il lettore CD. Nel frattempo, visto che si è aperta la porta ed è arrivato anche Hummel, vieni qua vicino a noi. Scusatemi anche per la voce un po' nasale, però è un periodo che ho continue influenze e allergie dovute al polline, tutte le cose primaverili che mi fanno stare male. Il brano preferito del mese è contenuto in questo CD che racchiude due concerti per pianoforte di Mozart. La pianista e anche direttore d'orchestra è questa signora giapponese che si chiama Mitsuko Uchida, una pianista nota in tutto il mondo. Sicuramente chi di voi ascolta musica classica la conoscerà, perché è veramente molto nota. Ho avuto la fortuna di poterla ascoltare dal vivo al conservatorio ed è stata un'emozione unica. Secondo me tra le interpreti pianiste donne viventi è una delle più brave. Questi brani sono dei concerti per pianoforte e orchestra, quindi c'è il pianista che ha la parte solista e poi c'è l'orchestra, e solitamente il direttore è a parte, però in questo caso lei suona il pianoforte e dirige anche l'orchestra, un po' come si faceva fino all'Ottocento. Il concerto K503 è uno degli ultimi composti da Mozart, l'autografo risale al 1786. In questo periodo Mozart compone meno concerti per pianoforte e orchestra, è più concentrato sull'opera, infatti è il periodo in cui ha finito di comporre Le nozze di Figaro e credo che stia per comporre, abbia appena composto il Don Giovanni, però dovrei ricontrollare la cronologia.
però più o meno è questo l'intervallo. Io vi invito ad ascoltare interamente questo concerto nel link che vi lascio sotto, perché ho visto che su YouTube c'è una registrazione stupenda con lei al pianoforte e Riccardo Muti che dirige l'orchestra, e lì potete vedere proprio il video, quindi potete vederla suonare, ci sono delle inquadrature anche sulle mani. È sempre super emozionante, piuttosto che solo ascoltare, anche vedere il video. Farò ascoltare il secondo movimento di questo concerto in do maggiore. Mi raccomando, voi ascoltatelo tutto dall'inizio, sono 31 minuti però passano velocissimi perché è talmente bello. Poi c'è un dialogo continuo tra il solista, quindi il pianoforte, e l'orchestra, soprattutto nel primo movimento, quello che non ascolteremo. Il mio preferito è l'andante, quindi il secondo movimento, che ha proprio quel carattere affettuoso che secondo me caratterizza la musica di Mozart. Cercherò una parte che mi piace tantissimo, che è una parte solistica del pianoforte, ma non perdiamoci troppo in chiacchiere. Sentite qua che bello. Però mi fermo qua perché non posso farvelo ascoltare tutto. Ok ragazzi, se no rischiamo la violazione del copyright anche questa volta. Questa che vedete è la registrazione di cui vi ho parlato, che trovate qui sotto nell'info box, perché qualcuno l'ha messa su YouTube interamente, quindi si vede proprio Riccardo Muti che dirige Mitsuko Uchida al pianoforte, quindi è di qualche anno fa, però è bellissima. Faccio ascoltare soltanto un pezzetto, sempre dal secondo movimento, così la vedete suonare. Sentite che bel suono pulito. Questa frase è bellissima. Se volete dedicare 30 minuti all'ascolto di una cosa meravigliosa, cliccate sotto e andate ad ascoltare questo concerto per pianoforte di Mozart. Spero di riuscire a portare un po' di musica classica nelle vostre case. Eccomi tornata di qua. Fin del mese è questo. Operazione Cicero con la regia di Mankiewicz, film del 1952 in bianco e nero, e ormai credo che abbiate capito che amo il cinema d'autore, e questo secondo me mette insieme sia una regia straordinaria, e poi c'è anche uno dei miei attori preferiti, cioè questo, non so se lo riconoscete, probabilmente qualcuno lo riconoscerà, James Mason. È un film di spionaggio, quindi sì, il genere forse esula un po' dai miei generi preferiti, però con questo cast assolutamente l'ho voluto vedere, anzi mi stupisco di aver aspettato tanto. È tratto da una storia vera che era stata anche romanzata, quindi credo che sia stato tratto dal romanzo ispirato alla storia vera. Non vi svelerò troppo, però in sostanza racconta la storia di questo agente segreto albanese, Domenico Adice Cicero, quindi da Cicerone, che è stato una delle spie più famose durante la Seconda Guerra Mondiale. Lavorò per i nazisti tra il 43 e il 44. Cicero nella vita faceva il cameriere, era impiegato presso l'ambasciatore inglese che si trovava in Turchia. In apparenza era un uomo onesto, da anni lavorava presso l'ambasciatore, era una persona quindi fidata, insospettabile, però come spesso accade nella natura umana ci sono più sfaccettature di una personalità. Si mette in contatto con i tedeschi e comincia a vendere le informazioni, ed è bellissimo il film perché si vede tutto il processo di spionaggio, che a tratti assume anche degli aspetti comici, perché si vede questo cameriere che sistema la camera da letto, lo studio del suo padrone, e appena questo chiude la porta e esce, tira fuori una mini macchinetta fotografica che negli anni 50 non so neanche quale potesse essere, però era super attrezzato quest'uomo, e fotografa tutti i documenti che il suo padrone nasconde nella cassaforte, quindi lui ha addirittura la combinazione della cassaforte per dirvi quanto fosse un uomo fidato. Poi nel film si inserisce anche una figura femminile, ma non sto a svelarvi troppo, che tenta
a sua volta di raggirare Cicero, quindi la spia, quindi c'è l'inganno nell'inganno. Se vi piacciono i film di spionaggio, assolutamente questo ve lo consiglio. Finita questa parte pseudoculturale, adesso passiamo alle cose un po' più frivole, ma non meno importanti, ragazzi. La vita è fatta di tante cose e in questo video di cena per tutti i mesi io voglio metterci un po' tutte quelle che sono le cose che mi caratterizzano, cioè che fanno parte della mia quotidianità. Il profumo preferito del mese è questo che vi avevo mostrato nel video haul Primark, perché è un profumino che ho comprato da Primark e avevo pagato addirittura solo 2,50 euro. Io ci sento un profumo di fiori di ciliegio, però misto a qualcosa di fresco. Non so effettivamente che cosa ci sia all'interno, però se andate da Primark, se vi capita, non so, di andare da Rese, poi adesso l'hanno aperto anche in altre città d'Italia, andate dentro e provate ad odorarlo, perché ci sono sempre i tester. Una volta spruzzato rimane parecchie ore, quindi non è assolutamente male neanche la formulazione. Ma il tuo preferito del mese è ancora questo, e credo che ormai sia più di metà, perché è diventato in assoluto il mio smalto preferito. E guardate il colore, che bello che è. Tra l'altro adesso con questa nuova fotocamera posso mettervelo vicinissimo. Guardate, è uno smalto di L'Oreal ed è il 550. È quel rosso bello acceso che dà subito un tocco di eleganza, di cura, non so. Io adesso ce l'ho sulle dita dei piedi e sì, sono a piedi nudi perché indosso un vestitino di H&M e in teoria di solito quando esco metto i collant. Uscirò fra poco e non ho ancora messo le calze, quindi mi vedo lo smalto. E devo dire che anche se l'ho messo tipo 5 giorni fa è ancora super lucido. Prima di mettere lo smalto metto questo, che è sempre di L'Oreal, che sarebbe un top coat, però io lo uso soprattutto come base, quindi metto prima questo, lo smalto, e poi sopra ci metto questo Perfect Gel Top Coat di Kiko. E l'effetto vi assicuro che è bellissimo, molto lucido, sembra quasi gel anche se è un normalissimo smalto. Adesso questi li appoggerò qui dietro. Il shampoo preferito del mese, anche se l'ho provato soltanto 2 volte, però ragazzi ve lo volevo segnalare, per capelli ondulati con punte secche e radici grasse, e sembra esattamente la descrizione dei miei capelli, cioè, sono proprio così, ondulati con le punte secche, che le radici non dico grasse, però dopo già 2 giorni che non li lavo, al massimo 3 giorni, il quarto giorno li devo sempre rilavare perché poi la cute magari si ingrassa un pochino. Beh, l'ho provato 2 volte ragazzi e l'effetto è questo, cioè i capelli mi sembrano un po' più vaporosi, non so se notate anche voi questa cosa o se è soltanto la mia fantasia, però continuerò ad utilizzarlo e poi vedremo. Come prima impressione vi devo dire che mi piace un sacco, tra l'altro l'ho pagato pochissimo, cioè meno di 2 euro, quindi mi sembra ottimo da alternare al BioPoint. Poi uno shampoo per vedere effettivamente se funziona, bisogna provarlo sul lungo periodo. Magari adesso i capelli sembrano belli, migliorati, però non è detto che poi dopo un mese continuativo di utilizzo il prodotto faccia ancora lo stesso effetto, quindi vedremo. Ho provato anche una nuova maschera. Vi ricordate che della Fructis vi ho mostrato parecchie volte la maschera alla banana? Questa invece è quella alla papaya, sempre con 98% di ingredienti di origine naturale e la marca è Garnier. L'ho comprata perché mi ispirava tantissimo il fatto che fosse con ingredienti naturali, e poi visto che quella alla banana mi era piaciuta veramente tanto e ho notato che in effetti aveva migliorato un pochino i miei capelli, ho deciso di provare anche questa. Adesso l'ho provata solo 4 volte, quindi per ora mi piace. Io l'ho utilizzata sia con questa sia con il BioPoint e devo dire che l'effetto non è assolutamente male. E quindi questi sono i prodotti per capelli preferiti del mese. Bagno doccia preferito è questo di Bottega Verde Iris Bianco, che ricomprerò perché questo è l'ultimo bagno doccia che mi è rimasto. Veramente buono, ve l'ho descritto un sacco di volte, è un profumo fiorato ma con una nota dolce. Io lo preferisco a Iris normale, poi fa un sacco di schiuma, ne basta mezzo tappino e avete la vasca piena di schiuma. Capo di abbigliamento preferito del mese è questa gonnellina che avevo preso con gli ultimi saldi da Stradivarius. Non ve l'avevo mostrata perché avevo comprato giusto 3 cose in un secondo giro di saldi, poi l'ho utilizzata tutto il resto dell'inverno e credo che la utilizzerò ancora, perché nonostante sia tipo in vellutino addosso è abbastanza leggera, è
è questa minigonna color biscotto, color marroncino, a vita alta, che mi piace abbinare sia con i maglioni sia con i body e magari un cardigan. La trovo super versatile e molto molto comoda. Tra l'altro l'avevo pagata tipo 6 euro in saldo. Le scarpe preferite del mese sono state le ballerine che vi ho mostrato l'altra volta, quelle di Parfois, che tra l'altro sono piaciute a molte di voi, quindi se qualcuna di voi poi le avesse comprate mi scriva sotto come si è trovata. Oltre a quelle ho utilizzato anche queste di New Look che vi ho mostrato tante altre volte, sono quelle lucide con un pochino di punta, cioè sì, c'è la punta arrotondata, però hanno la punta un po' più allungata rispetto a quelle di Parfois. Per esempio oggi credo che metterò solo questo vestitino, perché vedete la parte sopra, però in realtà c'è anche la gonnellina, è un vestitino di H&M che io ho un pochino modificato perché l'ho accorciato da sola, ragazzi. Metterò dei collan neri magari un pochino più leggeri, perché comunque oggi credo che ci siano sui 20 gradi, e poi queste ballerine. Borsa preferita del mese in realtà non è una borsa ma è uno zainetto, questo, che ho portato anche la scorsa settimana quando sono stata a Parigi, quindi sì, diciamo che sarebbe più un preferito di marzo e aprile. Si tratta di questo zainetto color cuoio, è un colore abbastanza simile a quello della gonna che vi ho mostrato, infatti mi piaceva anche abbinarli insieme. Non so se si leggerà, però è della marca Fiorelli, qui c'è la F della marca, e l'avevo comprato su Asos o l'anno scorso o addirittura 2 anni fa. Mi piace tantissimo perché è piccolo, elegante, ma allo stesso tempo molto capiente. Vi faccio vedere come dentro, aspettate perché ho lasciato dei chewing gum. Tra l'altro questi chewing gum alla fragola e menta, non so se li conoscete, ma sono buonissimi. Qua ce n'è tipo 2 rimasti. All'interno è fatto così, c'è questa taschina, la fodera interna è stupenda. Io trovo che questa marca faccia veramente delle cose super curate nei dettagli. C'è questa zip interna, queste altre 2 taschine qui di lato. Poi ha questa taschina super comoda qui davanti dove io mettevo tutti i biglietti del metro o comunque dei mezzi. La cosa più bella è la tasca qui sul retro, guardate, che è perfetta per mettere il telefono. Mi piace anche la chiusura perché ha queste 2 cerniere dorate, tutti gli hardware dorati, si incontrano qui in alto, quindi non so, fa l'effetto tipo fiocco quando si uniscono le 2 cerniere, vedete? Lo trovo pratico e allo stesso tempo molto elegante, molto bon ton, non so, mi piace. Ultimamente sto notando che utilizzo molto volentieri anche gli zainetti e di questo sono contenta perché ne ho parecchi nella mia collezione. L'ultimo preferito del mese è il cibo. Vi ho portato 2 dolci che secondo me sono imperdibili. Allora, il primo non è propriamente un dolce ma sono delle caramelle, cioè guardate qui, praticamente sono delle caramelle ad hamburger e credo che le conosciate un po' tutti perché fin da quando ero piccola io le trovavo, non so, per esempio nella calza della Befana oppure nei pacchetti quelli non Haribo però di un'altra marca. Non avevo mai visto la confezione che contenesse solo i mini hamburger caramella. Guardate che carina la scatola, è fatta proprio come una scatola di un hamburger, non so, del McDonald's. All'interno sono così, ci sono delle mini confezioni in plastica contenente questa caramella che è composta da 3 strati, ci sono 2 caramelle alla frutta e una sopra che non è proprio alla frutta ma è sempre una caramella gommosa. Solo a guardarlo questo mini hamburger mi mette allegria. Mi piace anche l'idea di poterlo tenere in borsetta e comunque ognuno ha la propria confezione. Tra l'altro nel pacchetto che io ho comprato all'Esselunga ce ne sono ben 15 e mi sembra di averlo pagato poco più di 2 euro. Un'altra super scoperta che ho fatto, e questa è già tipo la 3ª confezione che ricompro perché mi fanno letteralmente impazzire, dei biscotti di pasta frolla con la copertura di cioccolato, cioè sono le classiche paste che si trovano in pasticceria, c'è il cioccolato che è tipo fondente, comunque un cioccolato amaro. La marca è questa, Bianco Forno. Anche queste le ho comprate all'Esselunga. E niente ragazzi, io come al solito ho parlato un sacco, spero di avervi tenuto compagnia con questo video. Io ne approfitto per fare a voi e a Tania gli auguri di buona Pasqua. Magari scrivetemi qui sotto se avete intenzione di andare da qualche parte per Pasqua. Un'altra cosa che volevo chiedervi e poi vi lascio, scrivetemi se anche voi comprate l'uovo di Pasqua nonostante siate adulti. Quest'anno ho comprato quello della Lindt, cioccolato fondente, e non vedo l'ora di aprirlo, di vedere la sorpresa e soprattutto di mangiarmi tutto il cioccolato. Io vi ringrazio per aver visto questo video, vi mando un bacio, un abbraccio e se volete ci vediamo al prossimo.